Salve a tutti, oggi voglio fare una piccola guida perché mi è stato richiesto da una ragazza su Facebook di come fare una scritta con il contorno. Quindi oggi ho deciso di aiutarla facendo questa piccola guida e spero che questa serva d'aiuto anche ad altre persone. Quindi prendiamo subito il nostro strumento per il testo e io scriverò il mio nome. Sono dimenticato una lettera, ecco qua. E voglio cambiare font, quindi vado in questa finestrella qua. Vi ricordate che io vi avevo detto nel video che vi ho fatto la panoramica del software 4.1 che i font più usati sarebbero andati in una lista, diciamo, visibile subito appena si apre il programma, cioè il programma, lo strumento dello stile testo. Ed è questo, vedete qui, basta andare in queste prime tre righe. Io scelgo questo perché avevo già fatto la prova. Ora vado a riempirlo e metto un colore azzurro. Voglio mettere uno stile di linea colorato e un po' più visibile, quindi metto linea continua. Se cliccate qui vedete, trovate tutti gli stili di linea e metterò uno stile di linea di 3. Proviamo. Poi mettiamo un colore alla linea, quindi mettiamo nero ed ecco qua la nostra scritta. Ora dobbiamo metterci il contorno, però così verrebbe normale. Io voglio fare un tipo di scritta, diciamo, voglio mettere la mia scritta un po' sfalsata, quindi cosa faccio? Separo e metto un po' le lettere come voglio. Questo è per farvi vedere che potete mettere in qualsiasi modo. Ok? Ora seleziono, raggruppo e metto il mio contorno. Quindi vado nella finestra offset e metterò un offset esterno, questa. Metto un valore un po' più alto, vedete, che mi mette tutte queste linee, ma non vi preoccupate perché una volta che diamo inserire, queste non si vedranno più. Infatti, vedete, facciamo inserire. Ed ecco qua il nostro contorno. Ora voglio mettere un colore al contorno e mettiamo azzurrino. Mettiamo su la scritta. Vado qua. Centriamo. Ed ecco qua la nostra scritta col contorno. Logicamente, quando andiamo a dare invia al taglio, vedete, vi taglia attorno al contorno, però non deve tagliare queste. Quindi cosa facciamo? Selezioniamo e facciamo ritaglia angolo, e così ci ritaglierà solo l'angolo e le scritte dentro rimangono. Logicamente sapete che dovete stampare con i crocini perché abbiamo messo un colore alla scritta. Andiamo su disegno, mettiamo crocini di tipo 1. Ora facciamo raggruppo ed ecco qua, una volta stampato andate su invia e mettete ritaglia angolo. Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara e che il video che volevo con la ragazza era questo, da quello che avevo capito. Per qualsiasi altre guide che volete o che non capite certi tipi di strumenti e così via, fatemelo sapere e vi farò una piccola guida. Per ora è tutto, iscrivetevi al mio canale, commentate e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!